pareti presero a vibrare rapidamente. Fremendo di strani tremiti incerti, irradiando una sensazione di impellente urgenza e indecisione. Poi, bruscamente, la stanza divenne immobile. Un attimo dopo, mentre mi sollevavo su un gomito, la stanza venne squassata da uno spasmo violento che deformò le pareti e sollevò il letto da terra. Tutta la casa cominciò a scuotersi e contorcersi. In preda all'eccesso la camera si contraeva e si espandeva come la cavità di un cuore morente. Il soffitto si alzava e si abbassava. Tenni duro in qualche modo sul letto oscillante e gradualmente la pulsione si placò. Le pareti si riallinearono. Pigiando le mani contro il soffitto, lo sentì premere energicamente verso il basso. I margini del pavimento si amalgamavano alle pareti, mentre la stanza si trasformava in una sfera. La pressione atmosferica crebbe. Trovai l'interruttore di sicurezza e misi in funzione l'impianto antincendio. La casa palpitò ancora qualche istante, poi si bloccò e rimase immobile.